E io penso che il primo cittadino di Ortezzano sia la persona più felice, anche perché dà benessere questa azienda. Ma assolutamente, questa è un'azienda molto importante per il nostro territorio, costituisce un'eccellenza, non solo riesce a promuovere e a portare avanti la nostra tradizione, i nostri prodotti con un'altissima qualità, ma riesce a dare anche lavoro nel nostro territorio, un territorio che è piccolo e quindi ha bisogno di queste realtà così grandi e così importanti. Ecco, con Nadia Beani, comunanzese, bel territorio che è stato anche ferito dal terremoto, però mi diceva la signora Nadia che non è così grave la ferita del terremoto. Le ferite sono gravi finché non si comincia attivamente a farle rimarginare. Noi stiamo cercando di farlo con grande coraggio e determinazione. Quando scelti un salumificio come quello, ci riesci? Bisogna mantenere alti sempre i valori. E poi questo Ciausco così nobile, così irreale, bisogna farlo conoscere, farlo mangiare, la territorialità. E poi, vedi, loro mi hanno parlato, non voglio fare il processo ai vegani, sennò me le inculerei tutti quanti, ma guarda veramente. Però noi dobbiamo avere il prodotto, non allevamenti intensivi, ma di poter fare l'allevamento allo stato naturale, dove la gente mangia prodotti, e scoprire i nostri territori, sono la spinta per tutte le grandi città d'Italia. Sono d'accordo con Gianfranco Vissani, che conosciamo dal 2000, Natale a Portonovo, io spero, lui è molto legato a Portonovo, vero Gianfranco? È vero, beh insomma, sempre, sempre. Sempre, sempre. Perché c'è stato un, diciamo, una specie di impatto magico in questa baia di Portonovo, dove tu hai cucinato in diversi locali con i tuoi stagisti, fu memorabile, è rimasta nella storia, però non si è più fatto, sarebbe il caso di rifarlo un Natale a Portonovo. Ma c'era Marcellino era una spina sul fianco. Esatto. Sai, sono cambiate tante cose, ci siamo ringiovaniti, certo. Abbiamo le donne più fresche, ci vogliono portare lontano, ma loro vogliono solamente i nostri soldi. Gianfranco, in televisione che stai facendo? Giusto? In TV che stai facendo? Ho fatto un programma sul Fatto Quotidiano e poi sto facendo delle comparsate da Ballarò a, non c'è più Ballarò, ma da Vespa, insomma, giriamo. Certo, la Vissani è sempre il numero uno in Italia. Io non voglio discutere, però amo la vita e amo il mio mestiere. Non voglio prendere per il culo la gente, sono più determinato. Amici, siamo in una delle aziende del Fermano più importanti del settore, Salumificio Ciriaci. Graziella Ciriaci, insieme alla sua famiglia, come è stato ricordato da più persone e delle autorità presenti, si è battuta per il riconoscimento dei nostri prodotti. Prima anche in consiglio regionale per 10 anni e oggi come imprenditrice di primo livello. Sì, allora mi sono battuta, ma mi batterò ancora. Abbiamo tante eccellenze inespresse, abbiamo tanto potenziale inespresso, abbiamo molta strada da fare, ma quando dico abbiamo non dico soltanto per la mia azienda, ma per tutte le aziende del territorio, perché comunque ce ne sono tantissime, belle, grandi, con dei prodotti eccellenti che meritano di essere riscoperti. Prima abbiamo conosciuto papà, che conoscevamo da tanti anni, è ancora in grandissima forma. E dopo quanti anni di attività? 80. Lui dice che aveva 10 anni quando ha iniziato a fare i prosciutti col suo papà, nonno Lorenzo, tra la prima e la seconda guerra. E il terreno qui proprio dove abbiamo edificato, dove siamo ora, è il terreno che aveva acquistato mio nonno. Quindi c'è tutte le radici che vengono seguite anche a livello organizzativo. Ecco, la politica un po' ti manca dalla Regione Marche? Ma più che la politica non mi manca nulla, perché il rapporto che ho avuto e che ho tuttora è stupendo, per cui non significa fare politica, significa essere vivere il territorio, il territorio significa anche avere una cultura civica che ci permette e ci dà la possibilità di condividere. Prima la sindaca era stata molto orgogliosa, Giussi, dicendo che siete un'azienda esempio per questo territorio,
e quindi anche la vostra prima cittadina è entusiasta della vostra azienda. Ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio, come dicevo prima, ma sicuramente lo si fa, il meglio viene, la parte migliore di noi viene espressa quando si è tutti insieme. Quello che ci è piaciuto di questa festa, come sempre, le belle feste delle Marche, e sono tanti amici che hanno tributato alla famiglia Ciriaci la loro solidarietà, la loro amicizia, dalla ex prefetta all'attuale prefetta, dalla sindaca, degli imprenditori del territorio, del settore calzaturiero e di tutti i settori, perché da quello che dice Melchiori c'è una punta di diamante di Confindustria Fermo. Ma in Confindustria Fermo, così come negli altri settori, diciamo, mi sono trovata coinvolta perché ci credo, perché lo faccio veramente con la passione di chi si sente partecipe, anzi ringrazio comunque la stima che mi hanno dato, perché comunque mi hanno eletto vicepresidente l'altro ieri, quindi grazie ancora della stima da parte di tutti, lavorerò per me e per gli altri ovviamente. Ecco, Graziella. Perché insieme si va lontani. Certo, in questo momento siamo ormai all'inizio della campagna elettorale, diciamo, per voi che avete un'azienda così performante, la politica è stato un freno? No, la politica è l'espressione di tutti noi, la politica è la parte più importante che ci guida, e la politica significa progettare, guardare oltre, al di là delle parti, guardare oltre, e ne abbiamo bisogno. La festa di Graziella, non poteva mancare il sindaco della più bella città delle Marche, e non faccio torto alle altre, perché tanto le altre sono belle lo stesso. È vero, insomma, sono qui perché l'azienda Ciriaci è un gioiello marchigiano di questa Val d'Aso, che è un po' a mezzatria fra Ascoli e Fermo, ma al di là di questo sono contento che questa preziosa azienda abbia rilanciato, riqualificato ulteriormente un prodotto che già è straordinario. Con Graziella siamo stati 5 anni in consiglio regionale, la stimo come persona di grande intelligenza sia politica che aziendale, quindi auguri a questa splendida famiglia, a questa grande impresa che produce vantaggio pubblico, fa economia ed è un orgoglio della nostra regione Marche. Anche nazionale. E anche nazionale. Quindi in bocca al lupo, cari amici dell'azienda Ciriaci, e un abbraccio speciale a Graziella, che è una donna straordinaria come manager e come anche esponente politico. Amici, una bella festa, non poteva mancare il presidente industriale calzaturieri Enrico Ciccola, che ha anche una stretta parentela con Graziella, vero Enrico? Sì, una futura parentela. Io faccio tanti auguri a questa famiglia, a questa società, che abbia un successo anche per il futuro, e che questo connubio di 3 generazioni sia di esempio alla nostra zona. Ecco, quindi un cambio generazionale che ha funzionato. Esattamente, è un po', questo mi è venuto in mente dove sono tornato ieri dalla Russia, e le difficoltà che abbiamo noi calzaturieri, guardando come sono cambiati i nostri clienti, come siamo cambiati noi anche nelle nostre aziende, mi è venuta proprio l'idea che solo attraverso una stretta collaborazione possiamo avere un futuro e dare lavoro ancora alle nostre aziende. E stando qui in questa festa mi è venuto ancora più concreto questo convincimento.